Sesta domenica del tempo di Pasqua, la liturgia ci fa ascoltare ancora una pagina del Vangelo secondo Giovanni. Siamo alla conclusione del capitolo 14 dei suoi discorsi di addio, o se preferiamo meglio, discorsi di consolazione. Nel contesto dell'ultima cena, Gesù parla ai suoi, consegnando una parola che è testamento, ma una parola che è consolazione per i suoi che stanno per affrontare con grande fatica i giorni della passione, il momento, l'ora della passione. In questa pagina Gesù invita i suoi a vivere quel comandamento, l'unico comandamento, che è una manifestazione della presenza di Dio, l'amore. Chi mi ama ascolta la mia parola, io e il Padre verremo a Lui, prenderemo dimora presso di Lui. La realtà dell'amore, come luogo dove si manifesta la presenza di Dio, dove Padre, Figlio e Spirito pongono la loro dimora. Modalità con la quale il Signore continua ad essere presente nella sua Chiesa. Ascoltare la sua parola, osservare la sua parola è vivere il comandamento dell'amore ed è nell'amore che la Chiesa fa esperienza della presenza di Lui. Parola preziosa per noi. L'essere stati amati ci dà la forza di poter amare ed è in questo amore che il vero ascolto della parola e la vera obbedienza alla parola del Signore. È in questo amore che noi facciamo esperienza di Lui, della Sua presenza. Che cosa rende possibile l'amore? E Gesù lo dice, è il consolatore, è il paraclito, colui che ha la funzione di assistere la Chiesa, di accompagnare la Chiesa. Non è solo difensore, avvocato. Paraclito indica una funzione dello Spirito che è quella di stare accanto, di custodire, di accompagnare, anche di difendere. Una funzione per la Chiesa che rende forte la Chiesa. Permette alla Chiesa di entrare dentro la comprensione di quanto Gesù ha vissuto, vivendolo poi nella vita, appunto nel comandamento dell'amore. In questo noi veniamo consolati. La presenza del Signore nell'azione dello Spirito ci permette una conoscenza di Lui per trasformazione, cioè permettendo allo Spirito di agire in noi, facendoci vivere il comandamento dell'amore, è l'amore che trasforma, cambia il cuore. C'è poi anche una parola sulla pace. Gesù consegna la pace come un dono, una pace nuova, diversa dalla pace che propone il mondo, che in realtà è una finta pace. La pace che Gesù non semplicemente augura, ma la pace che Gesù dona ai suoi, vi do la mia pace. Una pace diversa da quella del mondo. Il dono della pace ha come motivazione la sconfitta del peccato e della morte, non solo un augurio, ma un fatto, appunto ciò che si è compiuto nel mistero pasquale. Gesù con la sua passione, morte e risurrezione sconfigge il peccato, sconfigge la morte ed è questa sua vittoria che permette all'uomo di gustare quella pace nuova che il mondo non sa e non può dare, una pace che viene appunto dalla sua vittoria sul peccato e sulla morte. È in questa pace che noi siamo chiamati a stare, una pace che salva, che guarisce. La sua parola, nessuno ti ha condannato, vai in pace, esprime bene la portata di questa parola che sulle labbra di Gesù diventa nuova. È come se nascesse in quel momento la vera pace, che è Lui stesso. Accogliere Lui, Gesù, nostra pace, dentro la nostra vita, vuol dire permettere allo Spirito di portare la vittoria di Cristo sul peccato e sulla morte dentro la vita di ciascuno di noi, nelle nostre comunità. È così che cresce la pace, ricevuta come un dono quindi che va accolto, accolto nell'accoglienza dell'azione dello Spirito, nella docilità all'azione dello Spirito dentro di noi.
E questa novità continua dell'agire dello Spirito, Paraclito, che accompagna, custodisce, sta accanto, sostiene il nostro cammino, che noi ogni anno nel celebrare la Pasqua e ogni volta che spezziamo il pane ritroviamo forza, vigore. È la Pasqua che vuole prendere possesso di noi. Sta a noi scegliere di lasciare spazio all'azione dello Spirito perché la sua pace possa prendere dimora dentro di noi, sapendo che nell'amore, ogni volta che noi, avendo ascoltato la sua parola, viviamo l'amore, abbiamo la garanzia della presenza di Dio dentro la nostra vita. Un'anticipazione di quella comunione con la Santissima Trinità che per la misericordia di Dio potremo un giorno godere.